Buona domenica amici e amiche del Titolo TV, eccoci qua, puntuali, anche se sotto lo schermo non dà merito a quello che è il meteo qui a Bologna, che siamo sotto una giornata uggiosa, però il sorriso di Enrica ci fa ben sperare, quindi ringraziamo Enrica per il nostro nuovo approfondimento televisivo. Ciao Enrica! Ciao, ciao a tutti, ben ritrovati dopo qualche settimana di pausa. Siamo tornati e abbiamo tantissime cose di cui parlare oggi. Farò una puntata un po' particolare perché parleremo di due fiction per quanto riguarda la televisione, poi andremo su Netflix. Parleremo di due fiction che in realtà si sono appena concluse, ma lo voglio fare perché poi lo capirete il perché. La prima è Sopravvissuti, che io avrei rinominato Sopravvalutati, però vabbè. Allora, sicuramente chi l'ha Io me vista, l'aspettavo, io ormai dopo ecco. anni che facciamo degli approfondimenti televisivi dovrei iniziare già a conoscerti abbastanza. Io ormai vedo la tua espressione del volto e ho detto addio, vabbè. No, allora, in realtà però mi spiace molto. Perché Sopravvalutati? Perché come sempre quando si pompa un po' troppo una serie, le cose sono due cose: o è un insuccesso clamoroso oppure è la serie del secolo, in questo caso la prima delle due. Allora, innanzitutto è una coproduzione estera, ZDF, France Télévisions, Rodeo Drive e Rai Fiction. Abbiamo un cast, lo vediamo dietro di te, nutritissimo, Barbara Bobulova, protagonista Lino Guanciale, abbiamo davvero una marea di attori conosciuti, Vincenzo Ferrara, Camila Semino Favro, abbiamo il giovane Montalbano, colui che ha interpretato il giovane Montalbano, insomma abbiamo davvero un cast nutritissimo. La storia raccontava di questa, è stata soprannominata un po' la Lost italiana, di questo gruppo di naufraghi, sono tutti quelli che vedi alle tue spalle, partono per una traversata in barca a vela, in realtà però ha dei motori, quindi non è, cioè, diventa barca a vela, però comunque è una barca a tutti gli effetti col motore, che si chiama Arianna. Dal nome della figlia di uno di questi viaggiatori che è Luca Biagini, no, vanno alla deriva perché una tempesta li sorprende, spariscono per un anno e un anno dopo vengono ritrovati, ma tornano a casa soltanto la metà di loro torna a casa e Beh, gli è andata imbandiscono. peggio a Tom Hanks, no? Esatto. E Era solo. imbandiscono, esatto, e imbandiscono una colossale bugia dicendo che la metà dell'equipaggio, la metà dei viaggiatori, muore proprio durante questa tempesta. In realtà non è così. E con una serie di flashback che riportano quel periodo, sì, ogni puntata si scopre qualcosina di più su cosa effettivamente sia successo. E ovviamente però tornati in Italia, la mamma di uno dei protagonisti che è una poliziotta non crede, alla versione che tra l'altro appunto è uno dei viaggiatori che muore, non crede alla versione dei naufraghi e inizia ad indagare di per sé. Poi ci sono una serie di altre, vicissitudini, tale per cui qualcuno vuole cercare di uccidere questi naufraghi, in realtà per vendetta. Sulla carta poteva essere sicuramente un qualcosa di nuovo, ha un taglio internazionale, senza ombra di dubbio. Il lavoro che c'è stato dietro, per quello dico che mi dispiace, perché il lavoro che c'è stato anche nella ricostruzione della rappresentazione della tempesta, piuttosto che proprio anche nell'invecchiamento, nell'imbrutimento dei protagonisti, penso solo a Lino Guanciale perché era proprio quella più evidente. Ovviamente dovevano sembrare dei naufraghi che per un anno sono stati alla deriva, quindi un trucco, una barba, le condizioni al limite dell'umano in cui si sono trovati. È stato un lavoro, ovviamente certosino, che però poi in televisione non ha reso.
nel senso che in Italia noi non siamo abituati, cioè è stato un impatto un po' too much, si potrebbe dire, perché non abbiamo, in Italia non siamo abituati a una tipologia di racconto come questa, è una tipologia di racconto estremamente lenta. Sono state 6 puntate veramente che facevano un po' a un certo punto venire Ma l'acqua della alle durata di ginocchia. quanto ogni singola puntata? Sostanzialmente 2 ore più o meno, classico, cioè dal 9:30 11:30, Quindi è sono un quelle racconto pubblicità lento che enormi. faceva fatica veramente ad arrivare Sì, fino alla fine. praticamente sono 12 episodi raggruppati in 6 serate, da 50, ogni episodio da 50 minuti, quindi insomma, quello è che è. Tutto molto lento, ma anche proprio la narrazione diventa lenta. A volte, ecco, il problema è stato anche proprio soprattutto della inverosimilità di alcune cose, a partire dalle più banali, perché ci si è concentrati moltissimo su raccontare questi naufraghi, su quello che hanno vissuto, ma in realtà di loro, come persone, prima del naufragio si sapeva ben poco, a parte alcuni. L'inverosimiglianza che vabbè, mi ha fatto sorridere molto spesso è che di alcuni non sappiamo nemmeno che lavoro facessero, però allo stesso tempo avevano delle case, non so, ville stratosferiche che affacciano su Genova, sul porto di Genova, insomma. Scusa, allora la narrazione proprio, no? La Centrale. narrazione è stata sbagliata, è stato Cioè, un su che cosa si è racconto fatto. concentrata maggiormente? Si è concentrata sul ritorno a casa di questi naufraghi, che dovevano combattere con i fantasmi del loro passato, che riaffiorava puntualmente tramite flashback, ma non solo, tramite anche vicende che accadevano. Per esempio, qualcuno ha pensato bene di scrivere sui muri della città, in concomitanza dei luoghi in cui vivono questi naufraghi, la parola assassini. Quindi ovviamente un passato che ritorna non solo sotto forma di flashback, ma anche sotto forma di azioni concrete nel presente, quindi successivamente al loro ritorno. L'ulteriore problema qual è stato? È stato che ancora una volta la presunzione, lasciamelo dire, della sceneggiatura italiana che pensa a scatola chiusa che un prodotto funzioni. Il finale è stato un non finale, non ci si è capito niente se non si è dato solo una risposta alle mille che la fiction proponeva, come si era fatto le cicatrici Ma vistosissime sulla questo schiena. perché Perché vogliono lasciare aperto loro? a una Perché continuazione? assolutamente sì, la loro idea già dall'inizio è quella di fare 2 serie, 2 stagioni. Ora, regia, per favore, mi dia una mano e mi mandi gli ascolti. E vediamo. Ecco. Ora, al di là della prima puntata, che ovviamente c'è sempre la curiosità, che già comunque non è partita altissima. Ora, con dei numeri di questo genere, da fiction di Canale 5, perché questa è la realtà, sono ascolti da fiction di Canale 5, ma proprio quelle a ribasso. Ora, voi ditemi con che coraggio Rai 1 può pensare di fare una seconda stagione. Se la fa, è pazza, ci vorrebbe un tanto di cappello perché chapeau, nel senso, vabbè, andate a buttare dal ponte, però sarebbe matta. Ora, e qua ci casca l'asino, nel senso che è già successo con This Is Us, versione noi. La Rai si è dovuta ricredere e lascia perdere, non farà le altre stagioni. Lì però era un po' diverso perché comunque era un riadattamento a una serie americana dove è naturale che non si possa avere un inizio e una fine visto che quella serie dura 5-6 stagioni. Qui è stato proprio detto che l'intento era quello di fare 2 stagioni. Ora, torno a battere su un punto che io ho sempre sostenuto. Purtroppo, soprattutto possiamo anche toglierli perché tanto, insomma, questi sono e questi rimarranno come ascolti. Quello che io mi batto da tempo e sostengo da tempo è che, soprattutto per fiction di questo genere, io non parlo di Don Matteo, non parlo di Che dice, non parlo di quel tipo di fiction, ma parlo di questa tipologia, queste novità.
si dovrebbe iniziare ad utilizzare un metodo che è stato utilizzato veramente pochissimo. Mi vengono, adesso so che ce n'è uno di esempio, ma in questo momento non mi viene in mente, che è quello del doppio finale. Girare un doppio finale. Lo so che è più dispendioso, lo so che Ma scusa, ma comporta Enrica, problematiche. poi come lo proponi il doppio finale? Il doppio finale lo proponi sulla base degli ascolti. Ascolti di questo genere non possono portare la RAI a cuor leggero a decidere di produrre una nuova stagione. Se lo farà semplicemente perché c'è una coproduzione esterna e magari per la coproduzione esterna lo fa, però lo fa su Scusa. rischio pericolo. Io fattivamente mi sta sfuggendo una cosa, come fai a proporre un secondo finale? Cioè ne mandi No, uno, mandi in poi vedi onda, come butta e no, mandi una no, secondo? sulla base di come è andata la serie nel corso delle serate, si Ah, decide se mandare in onda un finale aperto o un finale chiuso. ok. Perché oggettivamente è stato fatto, adesso davvero la mia memoria oggi non mi aiuta, però è stato fatto in un'occasione, erano stati girati due finali. E sulla base di quello che poteva essere magari anche banalmente il sentore che insomma, si percepiva in Rai, perché molto spesso la Rai ha deciso di chiudere serie televisive che andavano benissimo perché riteneva che comunque il percorso doveva essere chiuso, penso per esempio a Medico in Famiglia o a Prova c'è ancora Prof. Però girare il doppio finale e mandare in onda quello che tecnicamente è più, diciamo, congruo, visti gli ascolti, dovrebbe iniziare a essere una pratica utilizzata un pochino di più. Perché, ripeto, così facendo, qual è il rischio? Che il telespettatore ha buttato via 6 settimane, 6 serate? No, non 6 settimane, no, perché le ultime 2 puntate sono andate in onda 2 giorni di seguito. Ha buttato via del gran tempo, con il rischio che non saprà mai concretamente 3 quarti dei dubbi e delle domande che si è fatto. Quindi, se qualcuno alla fine si è salvato, anche se buttato in mare, chi è quella persona che è stata ripescata dalle acque, è stato finto che avesse perso la memoria, come si è procurato il protagonista Luca, cioè Lino Guanciale, come si è procurato quelle forti cicatrici. Scusa, faccio Cioè, una domanda banalissima. Quanto è grande, di quanti membri è composto il cast? tantissimi, tutti quelli che vedi lì dietro Quindi di non te, sarebbe veramente. No. più altri. Quindi Alcuni in teoria sono raccontare una morti. storia per ogni singolo componente non diventerebbe poi troppo prolissa. È quello che è stato fatto, ognuno di loro ha una storia, Che però non è stato è stato sviscerato buttato, del esatto, è stato tutto. buttato l'amo, ma non è stato chiuso il cerchio. Ok. Per cui allora, su alcuni di loro sono stati, per esempio, l'armatore Luca Biagini. È stato ucciso. È stato ucciso perché nel corso di questo naufragio era stata ripescata una donna di colore, una naufraga, probabilmente una migrante caduta in mare. Probabilmente lei aveva il colera, è stata ributtata in mare, perché poi, vabbè, è una serie che comunque tratta anche un po' gli aspetti psicologici interiori di ognuno di noi, no? Lo spirito di sopravvivenza. È stata buttata in mare, ma probabilmente aveva già contagiato qualcuno. Questo qualcuno era il protagonista Luca Biagini. Uno dei primi che si chiama Biagini, e lui, qualcuno della nave, ha deciso di prendere una pistola che aveva lì e non si sa perché ce l'aveva lì, altro punto di domanda, e gli ha sparato e poi è stato buttato in mare. Quindi lui è morto, fine, arrivederci e grazie. Però ce ne sono altri che, insomma, alcuni, per esempio, uno dei protagonisti della serie, tornato a Genova. Sul finire si scopre che in realtà lui aveva perso un figlio prima di partire, era annegato al porto. Si è scoperto che in realtà probabilmente questo bambino è stato ucciso, ma non si è dato, è rimasto tutto aperto in funzione, con una presunzione di ritenere che quella serie sicuramente avrebbe avuto successo. E di conseguenza il pubblico ovviamente è un po' insorto, anche perché lo sa lui stesso che il rischio che una nuova stagione non ci sia c'è. Perché sulla base di questi ascolti è veramente difficile per una televisione pensare di poter riproporre la serie, perché a maggior ragione, cioè, non ci sarà un aumento di telespettatori, perché quelli sono.
quegli affezionati che sono rimasti e che vorranno sapere come va a finire la guarderanno, ma rimarrà lì, non avremo numeri diversi e questi non sono numeri da Rai 1, nel bene o nel male, con tutto il bene di questo mondo, tu lo sai, io ho un'ammirazione molto alta per Lino Guanciale, mi piace il suo modo di lavorare, il suo modo di recitare, ma questa serie non è riuscita. E bisognerebbe davvero riflettere sulla possibilità di pensare a finali alternativi per serie come queste, dove c'è una nullità, dove il rischio è che non si possa ottenere il successo che si sperava, o quantomeno non fare finali così Tu aperti, pensi dove che un finale obiettivamente. totalmente diverso avrebbe incrementato maggiormente l'attenzione per la prossima stagione? No, nel senso che non, Tanto i dati cioè comunque nel delle no, puntate sono andati, no? no, no, doveva essere una cosa, non bisognava partire dalla presunzione di dire faremo già 2 stagioni perché andrà benissimo. No, Bisognava questo no. comunque concludere in modo tale che se fosse andata bene ci sarebbe potuto inventare qualcos'altro, se fosse andata male diamo al pubblico un finale che sia degno di questo nome e boom, basta, arrivederci. Perché poi il rischio è che la gente, non si, le novità poi non si metta nemmeno più a guardarle se non cioè davvero questa serie è stata faticosa da guardare, ma non tanto, cioè è veramente complicata. Per la prima volta in vita mia ho visto il bollino, non ricordo più se è a bollino giallo, addirittura bollino rosso, te li ricordi i famosi bollini gialli e bollini rossi che mettevano per Come attenzione? Per l'ultima puntata, visto le scene molto forti, è stato messo fuori il bollino no? e mi sembra bollino rosso. Per cui insomma era complicata, non si può partire dal presupposto di essere sicuri che questa serie avrà successo e quindi facciamo un finale così aperto che più aperto non si può, che sembra quasi che No, su nemmeno sia quello non lo l'ultima puoi, puntata. no, ma non lo potresti mai Capito? Non lo puoi fare. fare, lo puoi fare su una serie televisiva rodata come Don Matteo, Oh, ma Montalbano. non o Montalbano, vabbè, Montalbano alla fine sono sempre autoconclusivi, quindi difficile, Sì, però lo puoi certo. fare solo su quello, non su una serie di questo genere completamente diversa dallo stile di Rai 1, che ha delle criticità al suo interno, perché sulla carta sembrava una cosa fatta benissimo, ma poi quando è venuto fuori che si è vista, figli miei, cioè io ho fatto veramente fatica. Detto Sì, immagino. questo, Sì. cambiamo completamente, parliamo di un'altra serie, una novità anche questa, tratta dai libri di Diego De Silva. Qua invece siamo andati un po' meglio, non con numeri altissimissimi, però è anche vero che era posizionata, vabbè, anche Sopravvissuti aveva contro il Grande Fratello, dobbiamo dire la verità, però in quel caso ha vinto il Grande Fratello. In questi casi, invece, in questo caso sto parlando di Vincenzo Malenconico, avvocato di insuccesso, con protagonista un bravissimo attore che noi conosciamo come marito di Imma Tataranni, ecco, lo vediamo dietro di te, Massimiliano Gallo. Tratto dai libri di Diego De Silva, si tratta di un avvocato, lo diceva però stesso, un avvocato di insuccesso, un imbranato su tutta la linea, un No, civilista che mi non ha viene di fare mai. una battuta, sembra che ormai stiano prendendo piede, no? Queste figure No, alquanto ma era un umoristiche imbranato. dopo Ispettore Cogliandro, ormai c'è No, adesso ma è un po' diverso qui, è un imbranato ma dal cuore va d'oro, bene. una persona che è così, è fatta in questo modo, è stata dipinta in questa maniera, con una famiglia assolutamente sui generis, un'ex moglie di cui lui però diventa amante quando l'ex moglie si risposa, 2 figli, una che non è sua ma che lui ha accolto quando si è sposato con la moglie, c'era già questa ragazza e lei lo considera come un padre, un figlio avuto con la moglie. Si separano, la moglie diventa sua amante, poi però lui la molla perché si trova una compagna forse un po' meglio. È completamente sui generis, è un civilista scapestrato che non prende in mano il codice penale da una vita, ma che si ritrova poi a dover lavorare sul penale. Ogni puntata aveva un caso autoconclusivo, ma in realtà il filo conduttore era quello che è avvenuto nella prima puntata, la morte di una ragazzina che lui aveva preso a cuore e che ha fatto sì che lui dicesse: in qualunque modo io troverò chi ti ha ucciso. Ovviamente è sui generis perché c'entra anche la malavita, per cui lui ha questa sorta, si ritrova senza capire perché, ha questa sorta di bodyguard
sui generis, veramente, stile Lello Splendor di Panariello dei tempi, non so se, beh, forse chi ci segue è un po' troppo giovane, ma veramente sui generis, e diventa una tragicommedia. Ed è stato divertente, è stato questo, è stato azzeccato, deve crescere, perché comunque è un personaggio che ha bisogno di rodare. Ma qui c'era divertimento, Beh, se inizia già così è un buon auspicio, no? qui era piacevole, assolutamente. Se noi vediamo, ovviamente è finito giovedì, questo giovedì sono state quattro puntate, sicura, otto episodi anche qui da 50 minuti, divisi in quattro puntate ogni giovedì sera. Se noi vediamo gli ascolti, sono comunque stati alti. È vero, la percentuale di share era più bassa rispetto al competitor che era il Grande Fratello, però ricordiamo che il Grande Fratello ha il meccanismo di, terminando tardi, di ingrassare lo share. Gli spettatori sono sempre stati innanzitutto sopra i 3.000, a volte Grande Fratello, che appunto leggevo proprio stamattina, che sono stati sì, ci contagiati. No, sono stati dei casi di Covid, adesso c'è da capire che cosa sia successo, ma come banalmente abbia probabilmente. fatto a entrare là dentro? Vabbè. Probabilmente qualcuno dello staff, Ah, è banalmente, l'unica, perché perché a meno che questi non comunque ci escono di sera, sono, finite le no, trasmissioni. banalmente qualcuno dello staff, oppure semplicemente qualcuno che di quelli che è entrato nelle ultime puntate è risultato, magari vengono fatti dei controlli e dei test periodicamente, probabilmente è sfuggito qualcosa e non gli hanno fatto Ma fare più l'anno riconducibile scorso allo staff, c'era. perché se inizi, L'anno diciamo. scorso c'era la quarantena preventiva, forse quest'anno non c'è stata, non lo so. Si è fatto un errore, adesso non so cosa succederà, però vedremo. Comunque dicevo che. Guarda, l'unica battuta che mi verrebbe da dire è che sono costretti a stare chiusi in quella casa, quindi di conseguenza non contageranno altri. In realtà sono stati fatti uscire, quindi Ah. non sono più nella casa, sono in isolamento, ma non sono più nella casa. Ok. E infatti è stato annullato il televoto perché una delle persone che è risultata positiva, Patrizia Rossetti, era in televoto. È stato annullato, sono stati restituiti i soldi, succede sempre quando un televoto si annulla. Comunque, tornando a Vincenzo Malinconico, che è meglio del Grande Fratello, il risultato è stato ampiamente positivo, deve ovviamente maturare, deve ovviamente crescere, ma la base di partenza è stata ottima. Ovviamente si tratta di una di quelle serie molto simile alla struttura di Matataranni nel senso di tempistiche poi anche di realizzazione dei futuri episodi, quindi insomma adesso ci vorrà un po', bisognerà aspettare un pochino per vedere il proseguo, però diciamo che ancora una volta i libri ci salvano la vita perché ancora una volta abbiamo una serie televisiva tratta da dei romanzi, in questo caso romanzi di Diego De Silva. Sono stati presi a spunto tre dei suoi romanzi. Non avevo capito niente, mia suocera breve e divorziare con stile. Sono stati tre romanzi che sono stati presi a spunto per queste prime quattro puntate. E devo dire che c'è molta carne al fuoco e sono sicura che si riuscirà a portare avanti questa serie. Sono delle novità che possono andare avanti, Diciamo a che differenza di. l'umorismo nelle serie televisive funziona sempre, non lo so, ma è un po' Sì, leggerezza, è porta un anche. mixer, perché poi ovviamente non è stato tutto, cioè, non era tutto umoristico, perché poi No, beh, appunto usciva certo. fuori il lato, quello proprio più serio, quello che vuole trovare a tutti i costi chi ha ucciso la ragazza, tra l'altro Fabiola Balestrieri, che ne abbiamo conosciuto. Il pubblico televisivo l'ha conosciuta da bambina perché lei è una delle protagoniste di Un posto al sole, cresciuta mentre era in Un posto al sole ed è stata molto brava. È il primo ruolo, a mia memoria, è il primo ruolo di questo genere che si trova a dover interpretare. Figlia, ovviamente, per la protagonista che è stata questa ragazza che è stata uccisa, figlia di un boss, quindi insomma, figlia di qualcuno affiliato alla malavita. Adesso però, prima di concludere con chi ha vinto, top 10 e quant'altro, vorrei fare un rapido check, vorrei, più che un check, vorrei darvi un consiglio. Su Netflix da qualche settimana è uscita una docu-serie fatta benissimo su Emanuela Orlandi, si chiama Vatican Girl. Ormai sono passati quasi 40 anni, a giugno 2023 saranno 40 anni dal rapimento e
chissà cos'altro di Emanuela Orlandi. È una serie veramente fatta bene, ovviamente ci sono una serie di ricostruzioni cinematografiche con un taglio particolare, ma ci sono anche tantissimi, la voce narrante è dettata dai familiari, sono i fratelli di Emanuele, il maschio e le altre tre ragazze che raccontano questa storia attraverso domande che gli vengono fatte poi dai vari giornalisti che si sono occupati di questa riproduzione. È una coproduzione anche inglese, quindi abbiamo delle parti che sono rimaste volutamente in inglese con i sottotitoli in italiano. Ci sono immagini di repertorio degli anni Ottanta. Si racconta quanto più possibile in modo lineare quanto successo, per quanto ovviamente ad oggi ancora non si sappia realmente la verità. Ci sono degli stralci di puntate di chi l'ha visto, che si è occupato e che in realtà continua nella speranza a occuparsi di Emanuela Orlandi. E oggi, in teoria, tra qualche mese, insomma, Emanuela avrebbe dovuto compiere 55 anni, quindi insomma è stata rapita a 15 anni. E devo dire che è un altro piccolo capolavoro di Netflix che merita, perché permette ai giovani che di Emanuela Orlandi non sanno nulla. Sai, noi siamo di quella Sì, generazione che no. appena sentiamo il nome Emanuela Orlandi ci viene proprio in mente quell'immagine che si vede dietro le tue Come? spalle, cioè il volantino. Che è diventata un'iconografia, perché insomma alla fine i volanti. Esatto. Però è giusto perché sono dei casi, dei cold case che purtroppo, non so, penso a quello di Denis Pipitone, penso ad Angela Celentano, di cui adesso in questi giorni ho letto che ci sono delle pseudo novità, ma sono sempre poi novità che purtroppo forse fanno più male ai familiari perché poi si concludono sempre in un buco nell'acqua. Però credo che questa storia non faccia luce, perché purtroppo non si è fatto luce su niente, però punti un faro su determinati aspetti, su determinate cose che sicuramente fanno riflettere. È stata fatta molto bene, molto delicata, con la collaborazione proprio dei familiari, perché addirittura sul finale vediamo la mamma di Emanuela, il papà non c'è più, ma la mamma sì, appunto i fratelli. Vengono intervistati anche il famoso americano, che è colui che aveva fatto delle telefonate alla famiglia Orlandi, e poi questo soggetto si presenta come l'americano, ma in realtà poi si scopre che lui non c'entra nulla, non è l'americano, aveva soltanto approfittato di questa cosa, quindi viene sentito anche lui in modo molto asettico, proprio come fa Netflix, cercando di raccontare tutto 360 gradi, e credo che meriti moltissimo, e ve la consiglio. È abbastanza cruda, è abbastanza dura, però vi assicuro che merita molto. Detto questo, Bene, torniamo oggi forse. abbiamo veramente tanta roba, tanto è vero che ogni Come detto, tanto io do un'occhiata dietro la infatti, regia per no, capire che assolutamente aria tira, abbiamo fatto però. velocissimo il famoso chi ha vinto, perché volevamo un attimino capire questa settimana com'è andata. Effettivamente, è tornato Zelig, che ha avuto comunque, da un punto di vista di percentuale di share, ascolti molto buoni. Beh, Devo dire dai, che, lo insomma, aspettavamo tutti, insomma, è uno di quei programmi esattamente, che non vedevamo l'ora di tornare a vedere, perché almeno esattamente, ci porta un po' di gioia. Esatto, anche se comunque insomma come spettatori 2 milioni e 6 mi sarei aspettata qualcosa di più. Vediamo che comunque quantomeno, cioè quello che vorrei far Ma capire è io credo che sia dovuto all'affezionamento dei nuovi, quindi di conseguenza può piano piano essere, parte in sì, sordina, insomma. assolutamente, assolutamente. No, quello che vorrei far notare è che vabbè, al di là di Tusi che Vales, che ha vinto con numeri molto alti, anche quando altri programmi media se sono entrati, insomma, hanno vinto la serata, ma hanno vinto un po' in sordina, se non fosse per lo share, che però è guarda caso di programmi che vanno molto lunghi. Invece, grandissima soddisfazione per il finale di Mina Settembre, guarda quel 28,8% di share, cioè pazzesco. E anche Tale Quale Show quest'anno è andato benissimo. C'è un piccolo errore nella grafica, giovedì sera ovviamente non c'è stato Tale Quale Show, ma è Vincenzo Malinconico. E quindi giovedì sera Vincenzo Malinconico, che è entrato in top, chi ha vinto,
Però insomma, la Rai ha fatto una nota questi giorni dicendo che comunque anche in autunno sta vincendo su Mediaset, effettivamente è così. Se vediamo velocemente la top 10, giusto per un inquadramento che poi effettivamente poi vedremo più nel dettaglio nell'articolo consueto, effettivamente quest'anno sta andando molto bene per Rai 1, soprattutto per uno dei suoi talloni d'Achille, che è l'intrattenimento. Quest'anno sta veramente andando bene. E quindi, insomma, vedremo che cosa succederà più avanti. Tra l'altro adesso ci sarà un po' di... A breve inizierà lo stop per i mondiali. Già so di alcuni programmi dei TAN che si dovranno fermare per dare spazio ai mondiali. Quindi vedremo che cosa succederà e come risponderà Mediaset. Beh, tanto già abbiamo visto che comunque con le partite andate in onda ieri e quelle che ci saranno a conclusione, abbiamo visto che ormai si sta anche mettendo da parte il calcio Questa nostrano. sarà l'ultima giornata di campionato e poi ci sarà la grandissima, Sì, lunghissima ricordo pausa. che il campionato di Serie A tornerà il 4 gennaio, quindi Esatto, sì, tornerà a preparatevi qualcosa, gennaio. vivete, per chi è sportivo di calcio si va da guardare degli highlights delle Ma partite io che ha credo che vinto. chi ama il calcio quello normale, quello serio, più che altro si guarderà anche i mondiali, perché comunque sono Guarda, io partite di calcio tra l'unica quelle cosa che ho caste. intercettato tra gli addetti ai lavori è il fatto di porre un campionato di calcio mondiale in Qatar dove c'è la media di 40 gradi. Questo è vero. Cioè, io vedo dei Gran Wurstel che girano in campo perché questi vengono cotti. Io non lo Questo è so, e vero. sarà peggio anche come andare a giocare. Come fu veramente faticoso portare a termine parlo per gli atleti, portare a termine il campionato che avvenne in Messico. Sì, purtroppo sono Quindi, scelte che, insomma, sì, sono lasciano, ma è scelte anche. di In realtà grana. è anche singolare che noi li vediamo in inverno, quindi non, a memoria campionati mondiali sono sempre stati fatti quasi sempre, adesso non vorrei dire stupidaggi, ma sono sempre estivi, è raro vedere che si fermi il campionato di Serie A o comunque tutti i campionati di tutti i club per un mondiale invernale. No, Però hanno vedremo. scombinato un po' tutto, cioè Hanno alla scombinato fine, un po' tutto, sì. però vedremo noi dal punto di vista televisivo che cosa racconteremo e che cosa succederà e come risponderà Mediaset a questi diritti che la Rai ha preso giustamente a scatola Certo. chiusa, ma così si fa e vedremo che cosa Tra succederà. l'altro ho intercettato anche una dichiarazione da parte degli antagonisti che dice no, Sì, investire così tanto non ci allora saremmo arrivati, eh. diciamo che lascia il tempo che trova, nel senso che se avessero avuto le possibilità probabilmente lo avrebbero fatto anche loro e si Sì. sarebbero Vabbè, trovati in brevi di tela, quindi diciamo che questo lascia veramente... lì è un'asta. Dai, chi offre di più, insomma, alla Esatto, fine dei conti. esatto, esatto. Nessuno si sarebbe mai immaginato, avendo anche vinto gli europei, che finisse in questa maniera. Sì, Quindi quello vedremo, è vero. Va vedremo. bene. Grazie, Enrico. Noi ci vediamo alla prossima Grazie. puntata. Un Alla saluto a te, prossima. buona domenica a Buona tutti i nostri domenica. telespettatori, anche a te, ovviamente. E, boh, noi ci vediamo alla prossima, Alla allora. prossima. Ciao.